Un investimento di 550.000 euro per consentire ai napoletani di rivivere l'Arenile Nord di Bagnoli, un chilometro di spiaggia oggi praticamente off limits. È tutto contenuto nel progetto di recupero al centro della conferenza dei servizi che si doveva tenere in prefettura e poi è stata trasferita alla stazione marittima. Intorno al tavolo con il commissario Salvo Anastasi e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, gli enti pubblici competenti, dalla regione al comune fino agli esperti della ASL, così Arcuri. La conferenza dei servizi ha preso atto del progetto per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità e la restituzione ai cittadini della Arenile Nord. Abbiamo acquisito questi dati che l'ARPAC ha avuto la possibilità di fornirci soltanto ieri, che sono dati del 2014. Integreremo correttamente il progetto con queste risultanze. E finalmente in un'area dove dal 2009 non avviene nessun intervento di manutenzione neanche ordinaria, potrà essere ripristinata nella sua funzionalità e restituita ai cittadini nei tempi che avevamo previsto. Punto di partenza ai rilievi dell'ISPRA, ha sottolineato il commissario Anastasi, contenuti in un mini dossier che riguarda le procedure per la caratterizzazione dei livelli di inquinamento del lungomare, sia per ciò che concerne le aree demaniali che per quelle affidate ai privati. Il soggetto attuatore Invitalia sta già lavorando alla predisposizione delle gare, la gara europea sul piano di caratterizzazione, sulla caratterizzazione che sarà entro quest'estate. Noi pensiamo per novembre di avere i risultati della caratterizzazione e tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, come da programmi, ci sarà la seconda gara europea sulla vera e propria attività di bonifica. Diversa invece la gara più piccola, con le stesse procedure di trasparenza, sull'Arenile Nord e sulla messa in sicurezza che abbiamo stabilito oggi in conferenza dei servizi. Quindi andranno avanti parallelamente le due procedure di gara. Colmata verrà integralmente rimossa, come già spiegato Arcuri più volte, ma ho spiegato anch'io e il Presidente del Consiglio Renzi quando è venuto a Napoli il 6 aprile scorso per la cabina di regia. Ci sarà un waterfront unico, noi cercheremo e stiamo cercando di allargare l'area SIN fino alle pendici di Nisida perché riteniamo che dal punto di vista turistico sia un'acquisizione necessaria, ma non verrà toccato il calcio di Nisida che è esattamente dall'altra parte. Abbiamo trovato una collaborazione splendida anche perché sul tema della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini non ci poteva non essere una stretta collaborazione. Quindi abbiamo stabilito insieme le procedure per la messa in sicurezza della spiaggia dell'Arenile Nord che è assolutamente urgente perché il comune comunque è titolare di un lido comunale e quindi al di là degli interessi dei lidi privati che sono accanto c'è proprio un interesse del comune a che le cose vadano bene. Quindi piena collaborazione, la porta è sempre aperta e credo che la collaborazione ci potrà sempre essere. Sono 94 i nuclei familiari delle vele di Scampia che si sono presentati negli uffici comunali di Piazza Cavour a Napoli per scegliere la loro nuova casa. Dopo oltre 30 anni potranno finalmente avere, ha spiegato l'assessore al patrimonio Fucito, un appartamento dignitoso tra gli alloggi di nuova costruzione in via Antonio Labriola e via Piero Gobbetti, in base alla graduatoria e al numero dei componenti gli assegnatari hanno espresso la loro preferenza e entro la fine del mese potranno trasferirsi nelle nuove case. Il piano prevede la mobilità di 188 famiglie in totale. Tutte le persone convocate insieme per trasparenza, perché ciascuno non possa dire che si fa in giorni diversi, tra di essi alcuni senza diritti formali, altri convenuti, è chiaro che c'è una prima fibrillazione. Passati 90 minuti vedo già un'area serena dopo 36 anni di attesa per una situazione importante, storica, che vedrà oggi 100 famiglie abbinarsi a case nuove, decorose, dignitose, ma anche nei prossimi giorni le altre 300 e più famiglie che rimangono nelle vele avranno una prospettiva documentata da un'assunzione di responsabilità dell'amministrazione che normerà il loro status di persone in emergenza abitativa. La solidarietà come educazione al futuro, questo è il tema del convegno nell'ambito del progetto Save the World Today,
realizzato da Rete Onlus con il contributo dell'assessorato alla cooperazione del Comune di Napoli. In contemporanea presentata nella sala giunta della sede comunale la delibera della Carta di Napoli e lanciata l'iniziativa Euro Mediterranean Citizenship Program, come conferma Anna Benedetta Torre, presidente di Ariete Onlus. Questa mattina siamo qui a presentare un progetto che è virtù di un bando emesso dall'assessorato alla cooperazione a cui abbiamo partecipato e che parla soprattutto di integrazione, parla di cooperazione. Noi abbiamo un'esperienza ventennale di cooperazione nel mondo. Questa volta abbiamo inteso cogliere l'occasione per fare un pezzetto della nostra cooperazione qui nella nostra città, nel senso che con i fondi che sono stati stanziati per questo progetto noi facciamo, già abbiamo avviato e sono partiti alcuni laboratori di integrazione con gli stranieri. Un'intera mattinata di confronto alla quale ha preso parte anche Ivano Abruzzi, presidente della Fondazione Albero della Vita. Portiamo la nostra esperienza di Milano nell'accoglienza dei bambini siriani in transito durante la migrazione e del lavoro che abbiamo fatto all'interno dei centri di accoglienza di transito predisposti dal Comune insieme con altre organizzazioni del privato sociale, all'interno del quale abbiamo predisposto degli spazi a misura di bambino. Volti a dare la possibilità a questi bambini, in un momento molto difficile della loro vita, che dura anche alcuni mesi o alcuni anni, uno spazio di riflessione, di rigenerazione e che gli possa aiutare a guardare in maniera proattiva al loro futuro e alle loro possibilità. Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri a Mariglianella, nell'azienda Menichini Industriale Navale SRL, specializzata nella realizzazione di carrelli elevatori, a causa di un incendio. Le fiamme scoppiate per cause ancora in corso di accertamento in uno dei locali dello stabile che ospita l'impresa sono state domate dai vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri della vicina Brusciano. Presentiamo un disegno di legge innovativo, Napoli autonoma. Vogliamo rompere il cliché di una città perennemente assistita. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a continue invasioni barbariche, tentative di strumentalizzare il voto annunciando risorse a pioggia che non si concretizzeranno. Vogliamo dare piena autonomia amministrativa alla città e pensiamo che questa strada sia una sfida da accettare per tutti. Chi si assume la responsabilità di governare deve avere poteri e risorse adeguate. Un disegno di legge formalmente e sostanzialmente sostenuto dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, un disegno di legge importante che sosteniamo formalmente e sostanzialmente. Napoli città autonoma, autonomia tributaria, fiscale, una forte rafforzamento dell'autonomia amministrativa, istituzionale e giuridica nell'ambito della cornice istituzionale. È importante perché ciò che i cittadini pagano a livello di imposte rimarrà nella nostra città. Meno tasse, più semplificazione, Napoli riscossione che supera Equitalia, fondi europei chiaramente sempre garantiti ma più utilizzati direttamente dalla città, Consiglio Comunale che diventa Assemblea Partenopea. Insomma, noi parliamo di autonomia in modo serio, non è il dibattito paludato e propagandistico di tanti anni sulla secessione del nostro Paese. L'Italia una è indivisibile, ma noi vogliamo autonomia, autodeterminazione, autogoverno. Abbiamo dimostrato in questi 5 anni che ce la si può fare e con risorse nostre andremo molto lontano. E vorrei aggiungere, in questi 4 anni i governi hanno tagliato alle città. Quindi quel fondo di solidarietà e di perequazione che doveva compensare le risorse che la città di Napoli ha dato al governo sono state tagliate per 700 milioni di euro.
Una conferenza stampa divenuta un vero e proprio confronto-scontro tra minacce ed aggressioni verbali, scenario della contesa all'ex ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, patrimonio architettonico e culturale del capoluogo partenopeo, al centro di un'accesa disputa tra un medico, Gennaro Rispoli, già curatore del Museo degli Incurabili e al quale ora è affidata la gestione del Bianchi, e un gruppo di volontari che hanno curato spontaneamente la catalogazione dell'archivio delle cartelle degli ex pazienti, facente capo ad un altro medico, Anna Sicolo, dirigente del polo archivistico sanitario dell'ASL Napoli 1 Centro. Pomo della discordia è il passaggio di gestione dell'ospedale, che ha evidenziato la mancanza di un catalogo dei beni presenti nella struttura di proprietà dell'ASL Napoli 1, che sarebbe dovuto essere stilato dalla dottoressa Sicolo in veste di precedente curatrice dell'archivio, e che impedirebbe di fatto l'utilizzo della struttura ospedaliera come scenario di rappresentazioni teatrali e conferenze, bloccando così tutte le iniziative pregresse al cambio di gestione. A spiegare i motivi della disputa e a raccontare lo stato attuale della struttura è il professor Gennaro Rispoli. Il problema è cercare di salvaguardare la parte monumentale, quella più storica, quella che conserva impressa in maniera molto forte i legami con la storia della psichiatria del sud di questo paese, che ha attraversato questo luogo. È chiaro che l'intenzione dell'azienda è quello fortemente di tutelare ogni forma di progetto di recupero. Non è tanto semplice realizzare immediatamente delle cose, ma noi siamo qua fondamentalmente per valutare la situazione anche del patrimonio di carattere storico-artistico. A spiegare invece i motivi della contestazione la dottoressa Anna Sicolo. Per quanto mi riguarda, il mio ruolo, quello che l'ASL mi ha attribuito, è quello di governare l'archivio. Sull'archivio e sulla biblioteca di Leonardo Bianchi c'era una convenzione con l'associazione Derrico, con la quale abbiamo lavorato per tantissimo tempo. La preoccupazione è quella del destino dell'archivio storico. Mi tranquillizza il dottore Rispoli dicendo che l'archivio storico non desta preoccupazioni, perché sarà in buone mani. La sovrintendenza ai beni archivistici veglierà sull'archivio come ha sempre fatto. Finisce qui la mia storia, punto. Da mercoledì 4 fino a venerdì 6 maggio Napoli accoglierà urologi pediatri provenienti da tutto il mondo in occasione del Masterclass europeo di urologia pediatrica e del corso avanzato di laparoscopia urologica pediatrica, organizzati con il patrocinio della Società Europea di Urologia Pediatrica e della Società Europea di Laparoscopia Pediatrica. Il Masterclass ed il corso, che si terranno presso il Centro di Biotecnologie dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, sono diretti dagli ordinari di chirurgia pediatrica dell'Università Federico II, Alessandro Settimi e Ciro Esposito. Primo giorno dell'evento consiste in un masterclass, un corso per super esperti specializzati in urologia pediatrica, dove apprenderanno le tecniche più all'avanguardia, e gli altri due giorni consiste in un corso su materiale vivente. Gli iscritti avranno la possibilità di simulare gli interventi chirurgici guidati da un tutor su un modello animale. Qual è la particolarità di questa tecnica di operazione? Il grosso vantaggio della chirurgia mininvasiva in urologia è permette di realizzare degli interventi di chirurgia avanzata con dei piccoli orifizi di circa 3 mm, e il paziente ne ha un grossissimo beneficio, perché ha gli stessi risultati della chirurgia convenzionale, ma è una degenza più breve senza alcun dolore dopo l'intervento. Medici da tutto il mondo vengono qui a Napoli a formarsi, possiamo dire che questo è un caso di ottima sanità? Sì, assolutamente sì. Noi siamo stati nominati nel 2014 a Dublino Centro di Formazione Europeo di Chirurgia Pediatrica, e ogni anno vengono presso il nostro centro decine di chirurghi da varie regioni italiane, ma anche dall'estero, per apprendere le tecniche mininvasive.